Al Ravello Festival, come da tradizione, ritorna l'evento musicale che segna il passaggio dalla notte al giorno. Il concerto all'alba, ambito e atteso, rito laico per appassionati di musica e non, quest'anno è stato diretto per la prima volta nella sua storia da una donna, Erina Yashmina, stella nascente della direzione d'orchestra, allieva di Riccardo Muti. Sul palco del Belvedere di Villa Rufolo, per il secondo anno consecutivo, l'orchestra giovanile Luigi Cherubini, la formazione creata da Riccardo Muti per questa 70ª edizione del festival, diretta da Alessio Vlad. Il concerto all'alba di quest'anno porta con sé il ricordo affettuoso del maestro ravellese Pasquale Palumbo, prematuramente scomparso, che per primo ebbe l'idea di abbinare un concerto alla nascita di un nuovo giorno.